Ciao ragazzi, oggi siamo alla facoltà di giurisprudenza per la nostra puntata speciale di Dillo al Rettore. Vediamo cosa i futuri avvocati, quali problemi riscontrano nel loro percorso di studio. Andiamo subito a vedere cosa pensano i ragazzi. Posso chiederti un consiglio su come ottimizzare la tua facoltà, delle segnalazioni o anche delle opinioni positive? Bah, per me che sono del primo anno, secondo me bisognerebbe incoraggiare un po' di più quelle che sono le associazioni studentesche e in particolare quegli studenti che, anche se ancora non sono stati eletti rappresentanti degli studenti, però hanno delle ottime capacità. In particolare vorrei citare un nome di un ragazzo. Puoi farlo. Luigi Iovino, che appunto è particolarmente dedito ai problemi degli studenti del primo anno, ci ha sempre sostenuto. Per quanto riguarda le lezioni, direi che sono ottime, i docenti sono molto disponibili, anzi adesso tra poco farò una tesi e il professore è molto disponibile. Sicuramente anche l'università si vive bene perché è una sorta di campus, quindi si sta benissimo, e anche il sito, diciamo, è molto semplice per quanto riguarda gli esami, per quanto riguarda la prenotazione agli esami. Solo un pochino tragico è stato il passaggio dal cartaceo alla prenotazione online, perché alcune cose non funzionavano, però per il resto va tutto bene, cioè è un'università molto molto efficiente. La cosa che mi viene in mente è di anticipare l'avviso degli esami, cioè dobbiamo sapere prima quando ci sono gli esami, non... Gli appelli, rilasciare gli appelli prima. Prima. Noi pensiamo che soprattutto i trasporti devono essere migliorati, in quanto troviamo molte difficoltà a raggiungere l'Ateneo, mentre per quanto riguarda i rapporti con i professori penso che dovrebbero essere più dinamici e spero soprattutto che i nostri rappresentanti riescano a coinvolgere tutte queste attività e a migliorare l'istituto. Quindi vi serve una linea diretta di comunicazione col docente? Sì. La mia facoltà, essendo una delle più storiche all'interno di questo Ateneo, è forse una di quelle che fortunatamente funziona meglio. Dove si riscontrano i maggiori problemi è forse nella nuova visione dei laboratori. Prima, come sappiamo, bastava per accumulare punti di credito al di fuori di quelli che si accumulano negli esami, seguire dei convegni, mentre adesso sono stati istituiti dei veri e propri laboratori che hanno creato particolari disagi. E adesso vediamo l'intervista al rappresentante didattico Giovanni Gaeta. Allora Giovanni, data la tua esperienza da rappresentante degli studenti, quali sono secondo te le cose che potrebbero cambiare all'interno della tua facoltà e quindi quali sono le richieste che tu vorresti fare al nostro magnifico rettore? Si riscontrano sovente dei disservizi. E questo secondo me i disservizi sono causati proprio dalla mancanza di dialogo, di organizzazione che c'è all'interno del corpo docente. Però rivolgo una sorta di appello anche agli studenti: non possiamo lamentarci solo quando un esame ci va male, non possiamo lamentarci a prescindere, perché ogni giorno ci sono delle persone, come ad esempio qui in Agorà, che lavorano costantemente dalla mattina alla sera affinché non vengano violati alcuni diritti. Noi dobbiamo fare, ci dobbiamo mettere del nostro, i professori del loro, ma c'è bisogno anche di un dialogo costante. In merito alle infrastrutture della vostra facoltà, cosa puoi dirci? Siete soddisfatti? Anche qui c'è bisogno di organizzazione delle strutture, in quanto nel momento in cui si vanno ad organizzare delle iniziative anche molto importanti ci troviamo a dover combattere per l'assegnazione di un'aula e quindi svolgere un dibattito che sia prezioso per gli studenti, ma negandoci gli spazi non abbiamo la possibilità. E riguardo ai programmi di studio, siete soddisfatti? Sicuramente il carico è un carico molto pesante. Bisognerebbe mirare bene allo studio in virtù del mercato del lavoro. Cioè, se il mercato del lavoro richiede un determinato studio, è inutile affannare le menti degli studenti pesando sugli anni di studio da svolgere, in quanto secondo gli ultimi dati a giurisprudenza si laurea allo 0,47% in 5 anni. Questo è un dato assurdo. E riguardo alle manifestazioni, agli eventi che vengono organizzati qui a Scienze Giuridiche, sei soddisfatto? Qua ci troviamo ad Agorà
l'associazione sicuramente più attiva di giurisprudenza e non solo. Le attività che svolgiamo sono ben visibili qua, abbiamo non solo, anche c'è tutto il muro bello affrescato dai nostri manifesti. Le iniziative sono importantissime perché consentono un dialogo di un tavolo di confronto tra gli studenti e personaggi illustri che hanno fatto la storia del nostro paese. Adesso stiamo promuovendo le eccellenze locali e abbiamo sposato un progetto chiamato Creatività proprio ad economia. Ecco perché cioè è un'associazione che è in grande fermento, i ragazzi lavorano sempre, lo fanno con grande spirito di sacrificio, onestà e dedizione. Quindi, magnifico rettore, le chiedo più mezzi per operare al meglio qui a Giurisprudenza, che è veramente un territorio culturale in cui nascono le cose più belle e più sensate. E adesso è il momento del collettivo autonomo di Giurisprudenza. I problemi più rilevanti che abbiamo riscontrato durante la nostra attività del collettivo di Giurisprudenza è innanzitutto le problematiche riguardanti al finire tale percorso di studi. Infatti la media di Fisciano a Giurisprudenza di laurearsi è del 6,8, molto più alta rispetto alla media nazionale di laurea. Qui a Giurisprudenza abbiamo riscontrato delle problematiche con la nuova riforma che riguarda i laboratori giuridici. Praticamente non abbiamo più la possibilità di accedere al credito formativo seguendo dei seminari o comunque dei laboratori, ma dobbiamo inserire i laboratori durante la scrittura del piano di studi che si fa ad ottobre. Ci lamentiamo dei laboratori giuridici non perché non servino, anzi molto spesso si rivelano anche molto interessanti, ma poiché a volte sono ripetitivi e fanno anche per perdere del tempo. Quel che noi vorremmo proporre è di effettuare i laboratori giuridici in maniera più pratica, nel senso che gli studenti di giurisprudenza non hanno mai un riscontro pratico se non post laurea. Le altre facoltà, per esempio, hanno la possibilità di un tirocinio durante il loro percorso formativo. Il nostro tirocinio, quindi la nostra pratica abilitativa, è assolutamente post laurea. La nuova riforma forense voleva anticipare la pratica forense 6 mesi prima della laurea. Questa riforma ovviamente è stata bloccata, anche se si rivelava anche essere molto restrittiva, poiché potevano accedere alla pratica pre-laurea solo coloro che avevano la media dei 27 trentesimi e coloro che erano in regola con tutti gli esami. Quindi vorremmo una riforma che riguarda più pratica all'interno della facoltà di giurisprudenza, onde evitare di perdere tempo oltre il nostro percorso formativo, che è quello di laurea. Vorremmo proporre anche un regolamento tesi per effettuare anche il voto di laurea, per la formazione del voto di laurea, anche perché a giurisprudenza è una delle poche facoltà che non ha un regolamento al riguardo. Termina qui oggi la nostra puntata speciale dedicata alla facoltà di giurisprudenza. Speriamo che vi sia piaciuta e soprattutto speriamo che i consigli vengano ascoltati da chi deve ascoltarli. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre con noi di Mr. Student.